Oggi ho preparato per voi la marmellata di fragole, perfetta per le vostre colazioni o per le vostre merende. Andiamo a scoprire come l'ho realizzata, gli ingredienti che ho utilizzato ed il procedimento da realizzare con il Messer Cuisine Connect o con il Messer Cuisine Plus con tanti piccoli segreti. Gli ingredienti per preparare la marmellata di fragole sono 500 g di fragole che avremo lavato, a cui avremo tolto il picciolo e che avremo tagliato a pezzettini. Poi 200 g di zucchero, una bustina di zucchero vanigliato, una mela con la buccia ben lavata e tagliata a pezzetti e il succo di un limone. Ci serviranno poi dei barattoli in vetro che abbiamo fatto sterilizzare bollendoli in acqua calda. E poi ci servirà il cestello del nostro Connect o del Plus. Da mettere, corrispondenza del tappo del misurino al posto del tappo del misurino. La preparazione della marmellata è molto molto semplice perché mettiamo tutti gli ingredienti insieme all'interno del boccale, quindi zucchero, fragole, mela, zucchero vanigliato e limone, e come prima cosa andiamo ad impostare 30 minuti a 100 gradi, velocità 1. Togliamo appunto il tappo, mettiamo questo a copertura. Vi do un suggerimento: se volete fare ancora più marmellata, potete raddoppiare le dosi di fragole e zucchero e potete, per evitare, siccome sarà il boccale sarà abbastanza pieno, per evitare che il prodotto schizzi fuori, invece di mettere questo tipo di soluzione, di usare questo tipo di soluzione, potete montare direttamente il cestello della vaporiera, quello con il vassoio fondo, in modo che non fuoriesce niente durante la bollitura. Io ho fatto mezzo chilo, quindi questa soluzione dovrebbe bastare. Do il via e ci vediamo tra 30 minuti, poi vi illustrerò la seconda fase della preparazione. Adesso passiamo alla seconda fase di cottura che prevede l'impostazione di 120 gradi, velocità 1, funzione reverse. Inizialmente impostiamo per 15 minuti, dopodiché verificate la consistenza della vostra marmellata. Se non vi soddisfa, potete prolungare altri 5 o 10 minuti. Intanto do il via su 15 minuti. I 15 minuti sono trascorsi, adesso vado a verificare la consistenza della marmellata. Siccome mi piace più densa, darò ulteriori 5 minuti di cottura. Considerate che comunque la marmellata tende a solidificarsi un po' quando si raffredda, quindi 100 gra 120 gradi, reverse, 5 minuti. Ci vediamo tra poco. Gli ulteriori 5 minuti sono trascorsi, vado a vedere. La consistenza della mia marmellata, ripeto, considerate che si raffredde e si addenserà un po' una volta fredda, secondo me va abbastanza bene. E adesso la vado a mettere nei barattoli ancora calda e poi vado a rovesciare i barattoli a testa in giù per creare il sottovuoto. Ecco i miei barattoli, vi consiglio di non riempirli totalmente perché altrimenti il sottovuoto non si crea bene.
Quindi vado a mettere il coperchio, chiudo bene, li capovolgo. Aspetto che si freddino, in questo modo li posso conservare più a lungo perché il sottovuoto consente che non si formi la muffa. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, vi invito a mettere un like a questo video, ad iscrivervi al nostro gruppo Facebook Messer Cuisine Connect e Plus Italia. Vi invito anche a seguirmi sul sito www.messericette.it, dove trovate queste e tante altre ricette per il Connect e per il Plus. E vi invito ovviamente ad iscrivervi a questo canale YouTube in Cucina con Messier per restare sempre aggiornate sui miei video. E buona marmellata a tutti!